deciso di mettere in scena Dioniso proprio perché mi sono chiesto se il teatro non fosse il luogo dove ancora possiamo ritrovare un dio e sentirlo parlare. Il dio della musica e della danza, il dio della falsa produttiva della terra, il dio dell'ebbrezza, il dio della vite, della vendemmia e del vino, il dio dell'estasi, della liberazione dei sensi, il dio notturno, il dio della parte primordiale, animale, selvaggia, istintiva dell'uomo, il dio del sesso, dio sfrenato, dio tonante, dio del frastuono, il dio della musica e della danza, il dio qui! Se dovessi dire che cos'è un Dio, non potrei dirlo meglio che così, cioè il Dio è qualcosa che ti possiede, che non sei te stesso. E non bisogna essere per forza credenti per aver provato almeno una volta nella vita l'esperienza dell'essere posseduti. Dioniso è un dio della profezia. La sua estasi ha un grande potere. Quando il dio penetra con forza nel corpo degli uomini, li stravolge. È solo un gioco, un'illusione. Ho scelto di far interpretare il ruolo di Dioniso a un'attrice invece che a un attore. L'ho fatto soprattutto perché ho incontrato Federica Rosellini, che è una giovane attrice molto particolare, molto forte. Sicuramente porta su di sé un'ambiguità, una fragilità che la rendono perfetta per interpretare questo ruolo. Mi sono avvicinato a Dioniso soprattutto pensando alle esperienze dionisiache del nostro tempo. Per esempio, uno di questi è sicuramente stato il periodo della nostra storia del rock, cioè quella in cui tutti i grandi artisti del mondo della musica rock hanno incontrato questo dio nella forma anche più terribile, perché Dioniso porta agli uomini, come dice Euripide, il sollievo dal dolore dell'essere vivi. Penteo è un personaggio che mi piace tantissimo perché resiste fin dal primo momento, dice sempre no a Dioniso, cioè cerca di difendere che cosa? Cerca di difendere la propria identità. Ma la prima cosa che Dioniso chiede agli uomini è di lasciare andare la propria identità, la certezza che noi crediamo di avere sempre del sapere chi siamo. Chiede appunto di ubriacarsi, di lasciarsi andare in questo rito, in questa orgia in cui non sappiamo più chi è io e chi è l'altro, in cui ci possiamo perdere. In questo perdersi, ovviamente, Penteo vede il grande pericolo che corre. Mettiti una veste di lino finissima. Una veste da donna. Ma sono un uomo. Loro ti uccideranno se vedono che sei un uomo. Il passaggio fondamentale nello spettacolo, nel testo di Euripide, è il momento in cui lui accetta di vestirsi da donna. Allora, come sto? Sei bello. Vieni, Dioniso! Con l'aspetto di un Dioniso, animale, ma con il sorriso sulle labbra, tieni! vieni! Senza la tua rete mortale, Uccidi! 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 Le baccanti nel testo di Euripide sono soprattutto quelle che non si vedono, quelle che sono sul Monte Citerone, sono le donne di Tebe che sono possedute dal Dio. Io le ho messe in scena, lì vediamo veramente che cosa fa Dioniso, che cosa produce Dioniso. Dioniso. È stato un dio a rovinarci. Papà? Dov'è, papà, il cadavere di mio figlio? Ho avuto una compagnia molto forte, mi ha aiutato moltissimo nel costruire questo Sei un spettacolo. E ragazzo che lo quando scrittore abbiamo fatto la prima temeva. riunione, Sei vicino a Dioniso. scherzando, li ho guardati Tu tutti negli sei un occhi e mischietto, gli penso di ho detto poterlo loro che fermare. uno dei motivi per cui avevo scelto ciascuno di loro era non soltanto la bravura di ciascun attore, quanto il fatto che tutti avevano qualcosa di folle nello sguardo, erano un po' mezzi matti.